prodotti ortofrutticoli, seconda parte. Ma gli ortaggi e la frutta possono creare allergie? Certo che sì, i prodotti ortofrutticoli possono essere in grado di causare allergie e intolleranze. Tra le più comuni vi sono appunto l'intolleranza e allergia alla pesca e a tutta la frutta a guscio. I soggetti con queste problematiche devono prestare particolare attenzione alle etichette, dove tra gli ingredienti devono essere riportate anche le sostanze e i prodotti che provocano allergia e intolleranza, ma anche tutti i prodotti da essi derivati. Infine, non vanno trascurate le cross reazioni con allergeni e non alimentari, come ad esempio il polline e il. Quali sono appunto da normativa gli ortaggi e la frutta che può provocare allergia? Gli arachidi e i prodotti derivati, la frutta a guscio, il sedano, i semi di sesamo, la senape e i lupini. L'acquisto. I prodotti ortofrutticoli possono essere suddivisi in diverse categorie di vendita, distinte sulla base delle tecnologie e dei processi di valorizzazione, di lavorazione applicati al prodotto al momento in cui viene raccolto a quando viene messo in vendita al consumatore. Si possono quindi distinguere prodotti di prima, seconda, terza, quarta e quinta. Ma vediamoli un po' nel dettaglio. Cosa si intende per prodotti di prima gamma? Sono prodotti freschi e interi che non hanno subito alcun trattamento, che si possono trovare nel reparto ortofrutta del supermercato o dall'ortolano. Prodotti di prima gamma, come sceglierli? In base alla stagionalità, scegliere i prodotti di stagione significa acquistare alimenti giunti a maturazione in modo naturali, privi o con ridotte concentrazioni di conservanti e con un sapore migliore. Territorialità, acquistando prodotti locali, l'alimento è più fresco perché non ha fatto lunghi viaggi per essere trasportato sino al punto di vendita. Ciò garantisce prodotti più ricchi e nutrienti, meno costosi e con un minore impatto ambientale dovuto alla riduzione dei trasporti. Analisi sensoriale. Aspetto, dimensione, consistenza e profumo sono caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta. Evitare prodotti chiaramente danneggiati o ammuffiti. Verificare che le foglie siano turgide e non e appassite. Osservare le superfici del gambo reciso, che se è molto scura significa che la verdura è stata raccolta da molto tempo. Verificare poi il colore se è uniforme e intenso, il colore ancora verde di foglie, peduncoli e piccioli indica che sono prodotti freschi. Controllare la compattezza, la consistenza al tatto, la frutta migliore è mediamente soda, la buccia non era aggrinzita ma uniforme, liscia e fresca e non eccessivamente ammaccata. Quali sono le categorie delle verdure dei prodotti di prima gamma? Categoria extra, prodotti a forma regolare, ben puliti e privi di difetti. Per quelli a foglia, qualunque sia la specie, devono avere foglie intatte, serrate tra loro e il cuore integro. In particolare, la frutta di questa categoria deve essere di qualità superiore, pulita, priva di imperfezioni all'aspetto e deve avere il peduncolo intatto e la polpa di consistenza ottimale. Categoria 1. Prodotti di buona qualità, interi, di forma abbastanza regolare, anche se sono ammessi lievissimi difetti. Nel caso della frutta, il peduncolo può essere danneggiato e può presentare qualche difetto sulla buccia. La polpa però deve essere intatta. Categoria 2 sono prodotti di qualità inferiore, per i quali sono ammessi difetti di colorazione, piccole lacerazioni delle foglie o leggere contusioni di forma irregolare. Tuttavia, il prodotto non deve essere scadente e deve comunque mantenere caratteristiche di qualità, soprattutto non deve mai presentare difetti che ne pregiudichino il consumo. Seconda gamma. Prodotti che hanno subito un processo di pastorizzazione o sterilizzazione a cui sono stati aggiunti conservanti e sono venduti in barattolo, vedi verdure sotto aceto, sott'olio e sale. Verdure di terza gamma, prodotti che sono stati surgelati o congelati. Di quarta gamma, comprendi prodotti freschi, puliti, tagliati, confezionati ed imballati, chiusi, pronti per il consumo. Sono i cosiddetti ready-to-eat o prodotti pronti all'uso, come le insalate pronte. Quinta gamma sono prodotti semilavorati che hanno subito un primo trattamento di cottura e successivamente confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva. Ma cosa dobbiamo tenere sempre? La cottura. Le verdure e gli ortaggi possono essere cotti al vapore, che è uno dei metodi migliori per mantenere le loro vitamine e le loro proprietà nutritive.
Lessarle, immergere quindi la verdura in acqua bollente, facendo attenzione a non usare un volume di acqua eccessiva in modo tale da non avere un'eccessiva perdita di vitamine e sali minerali. Umido, padella, forna o griglia. Con questi metodi fare attenzione a non carbonizzare le verdure per evitare la formazione di sostanze tossiche o cancerogene. E poi fritta. Anche qui tenete sempre presente l'olio che utilizzate, deve essere cambiato molto spesso perché altrimenti si formano delle sostanze che possono avere effetti cancerogeni. Prodotti ortofrutticoli, seconda parte.